It's the sound of the police. That's the sound of the police. Amici, buongiorno. Oggi direzione Valtrebbia. Ovviamente prima dobbiamo andare al solito benzinaio perché come sempre la ninja ha sete, ma questo non è soltanto il punto in cui daremo da bere alla ninja, ma anche il punto di incontro con il buon... Eccolo lì! Il Phil di Parma! Non me lo aspettavo tutto quel sound. Bella moto! Bene. Ma sì, dai! Ho appena visto, figa, dovrei cambiare il gomme della moto io. Sì, sparisce? No, davanti fai una tacchetta. Più che altro speriamo che non ci rompa nel c***o oggi. Ho provato a metterla, non ci sto più. La parte sopra mi sta strettissima. 9 euro per una tacca, sti gran c***o. Allora, oggi facciamo un giochino interessante. Andiamo a vedere quanto ciuccia la ninja. I chilometri sono questi, ho fatto il pieno, tac, 10 euro già partiti e siamo ancora a Parma. Adesso io attacco la musica e noi ci vediamo in quel di Valtrebbia. Due biker ci hanno segnalato la presenza di polizia, cioè penso di non aver interpretato male il gesto perché è quello, però tutti gli altri non ci stanno facendo i fari, quindi non lo so. Ok. È finita proprio male. Quando vedete dei biker arrivare a cannone vuol dire che il passo sta per cominciare. In questo caso non è un passo ma è una pista letteralmente. Voi non fateci caso alla mia dislessia. Ah, le curvettine quanto mi mancavano. Tiè, guarda qua il culetto di fuori. Imposta e via. Quello lì è il fiume Trebbia da cui prende il nome la strada, ovvero la Valtrebbia, che è letteralmente una pista, è chiamata anche il Misano Piaceltino. Questo perché nel weekend si riempie di motociclisti e ci sono quindi motociclisti che tendono a tagliare le curve e quindi la strada diventa doppiamente pericolosa perché oltre ad essere molto stretta e tecnica ti ritrovi persone nella tua stessa corsia che vanno nell'altro senso di marcia. Prima di arrivare a Bobbio e da lì poi comincia la Valtrebbia c'è una serie di gallerie dove potete far scatenare il vostro scarico, quindi gas. Mi sa che sono gli sbirri. Ciao amici. Ma che c***o? Quello era il passeggero, ma dove era il guidatore? Aia, aia, aia. Mi sa che ci sono gli sbirri fuori dalla galleria. Potrebbe essere. Aia. Mi sa che ti è andata male, zio. Lì c'è stata una donna che ci sta spogliando e mi sono un attimo emozionato. Ma non abbiamo tempo per questo perché noi dobbiamo fare i chilometri e fare le curvettine. Sì, hai visto, l'ho fatto apposta, ora andando uam! Dopo sul passo del Fregarolo ci togliamo il DB Killer, che tanto è un passo di montagna, non ci dovrebbe essere la pula. E fu così che... Oh, abbiamo incontrato in porto. Bacco io! Oh, se torniamo a casa senza multa dobbiamo stringerci la mano e baciarci i gomiti. Sentilo il teppista di dietro. Quel cazzo di jet. Che matto, in doppio che vuol fare carino. Zio, sei un po' fulminato. Oh, c'è zio. Piccolo stronzetto, dove vai? Guarda, guarda, non ne taglia. Stavo per dire non taglia le curve e poi mi ha smentito ancora prima di finire la frase. Allora, com'è questa pre-Valtrebbia? Bello. Bene. È bello. Deve ancora cominciare. Questo niente, questo è il riscaldamento. Col ginocchio scoperto mi fa spaccare. Sostina, cambio batteria e ora andiamo a scannare. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Sono già finito, finito come una calza. Ma là che vista. Ciao Bombers. Ho mai visto così tanti lavori. No, figa, davvero.
Qua? Con le macchine? Voi da voi? Quelli che passeggiano? Signore, la Madonna! Guarda dove hanno parcheggiato sti qua, matti. Ciao ragazze. Tu ovviamente sei il genio creativo, immagino. Qui c'è stato una sorta di Tetris. Quello con l'audio non uscirà mai. Ah, beh, ti lascio andare. Vai pure. Oh, non era così distrutta la Baltrebbia un tempo, eh? Ci sono frane ovunque, zio cane. Bene, piccolo stronzetto. Ora ti sto alle spalle e ti metterò un po' di ansia. Almeno provo a starti dietro. Tenete presente che lui ha un R3 mentre io ho una 636. Quindi in teoria ho il triplo dei suoi cavalli, ma bisogna saper usare questo. I cavalli non bastano. Guarda come la butta, oh, cazzo criminale. C'è da dire che la Valtrebbia non è più bella e divertente come una volta. Questo perché ormai è mezzo franata, ci sono lavori ovunque. Non so se tornerà mai come prima. Ho i miei dubbi, ma lo spero veramente perché è una strada bellissima. Siamo ufficialmente in terra ligure. Sento già l'odore della focaccia, della salsedine che corrode la mia moto. Ciao ragazzi. Bellino il Panigale. Direzione passo del Fregarolo e Santo Stefano d'Abito, quindi passo del Tomarlo. Aia, aia, che male. Non me la ricordavo così brutta sta strada. Ma ancora ci sei ridotta in queste condizioni. Questo è il punto giusto per fare il teppista. Ah, scotta. È vero, c'hai le pinze per prenderlo? No. Dai, bello. Dai. Non viene via. Il bastardo. Dai che voglio fare il teppista. Tutto sta casino per un cazzo di... Oh! No! Ah, dai, no! No! No, dacci una botta che la mandi in qua. Ma non ho mai tribolato così tanto per tirarlo fuori. Oh, oh là. Che fatica, fai vedere il buco infinito. Che buco. È normale, no? Rispetto a prima. Senti gli scoppietti. È un bel buco. Dentro c'è il mostro. Sei illegale. Sì, illegale di brutto. Madonna mia, che brutta strada. Ma è ottima per testare la moto senza DB killer. Amici, scusate, non voglio svegliarvi, ma il mio scarico vuole urlare. Ma mi sa che non serve suonare il clacson, basta il mio scarico. Natura incontaminata e poi c'è il mio scarico che urla come un drago dannato. Porco due! Un po' incazzata la ninja! Ho lasciato andare avanti che sennò lo affumico a star dietro, in più lo rendo anche sordo. Oh, piccoli asinelli, ma che belli! C'erano i miei fratelli! Ma direi di mangiare un panino, una cosa veloce. Perché metti in caso che facciamo tardi, arriviamo per le 2:30, 3 che la cucina è chiusa, siamo fregati. Abbiamo la strada, il primo bacio, proviamo a citarmi. Esatto. Toast, panini, boh, top, ottimo. Zippino, top, eh. Piadina da bravo romagnolo. Focaccia bella unta. Aia, bella bollente, tra l'altro. E cucchina. E da Genova è tutto. Che cos'è il genio? Però è bello tranquillo, è il cane lì, tutto fascettato. No, oh, vabbè, sto male. No, oh, vabbè, guarda qua, alta ingegneria. Amore lui. Complimenti per l'ingegno. Il mostro. Va a carburatori, si deve scaldare un attimo. Ah, Gesù, ma come si guida dopo aver mangiato? E ora direzione Passo del Tomarlo. Come urla sto dannato!
qui è dove mi sa che un mio amico ha tirato dritto, sì, purtroppo qua è successo il fattaccio circa 2 anni fa. Se vi siete persi il video lo trovate qui in alto a destra o in descrizione. Ciao Bomber, bella moto. Ciao Bomber. Tutto che non c'è la pulla, vero? Perché c'ho un po' di ansietta, sono un po' come leone, cane e fifone. Voglio fare il bullo, il teppista, ma c'ho paura dei carabinieri. Forse è meglio se tengo una marcia alta qua in paese. Moto zitta, zitta, non urlare che ci potrebbero essere degli sbirri all'ascolto. Shh, zitta, zitta, devi stare. Hai dato! Oh yes! Ciao Bomber! Oh zio! Senti come urla la ninja! Sì, sì, ho visto. Ma che paesaggio incredibile, raga. Com'è? Bello, eh? Bella, bella. Poi la strada è anche messa bene. Peccato per quest'ultimo pezzo? No, bella. Molto bello il passo. Sì, adesso qua, continui dritto. Sempre dritto, quando arriviamo a un grande parcheggio ci fermiamo. Beh, io ti suono, tanto ti sto dietro. Bello, bello. Questa è la prova che ci si può divertire anche con un 300. Sempre dritto, quando arriviamo a un grande parcheggio ci fermiamo. Beh, io ti suono, tanto ti sto dietro. No, no, è questo qua il grande parcheggio. Noi adesso dobbiamo scendere di qua. Tanta roba, è così. Ma proprio il sound e tutte le esperienze in sé che è bellissima. Sentiva da dietro che mi chiesto fastidioso. No, zero. Anzi, lo ascolti volentieri. Io lo sentivo qua. Qua c'erano tutte le moto parcheggiate il giorno dell'incidente. Erano tutte parcheggiate così come siamo noi adesso. Qua è atterrato l'elicottero e atterrando ho creato uno spostamento d'aria tale da buttare giù 2 moto. E guarda che cosa c'è qua. C'è il cazzo di Diru. E il mio amico è andato a sbattere contro il cartello, vedi la 74, sì, o 76, è andato a sbattere contro quel cartello là. Devi dare gas! Devi accelerare perché l'R3 alle spalle, guardalo lì in piega, è tutto il demonio che non sei alto, stammi lontano. Questa lo faccio con lo sguardo perché sono letteralmente finito, distrutto sono. Ma sentite com'è silenzioso adesso lo scarico, è una moto tranquilla, non urla, non sembra neanche una ninja. Secondo me la ninja dovrebbe avere tipo un pass di B-killer che può girare senza, perché è una moto che veramente bisogna farla urlare, va fatta cantare, altrimenti non si può neanche definire ninja. Aia, mi sa che ci sono gli sbirri. Dai, ma basta poliziotti, ma basta! Basta polizia, vi prego! Cazzo loro, sono messi proprio al bivio. No, vabbè, dai, raga, ma questa è la 6ª pattuglia che vediamo oggi.
zio cane. Oh Gesù. Mamma mia, che jolly oggi, che jolly. Vai Tato, che oggi torniamo a casa col libretto. Sì, più avanti c'è un distributore. 180 anni esaurita, ma guarda, non c'ho i soldi per la 180 anni. Non ho mai incontrato così tanta polizia. Abbiamo beccato 6-7 pattuglie oggi. No, io ho detto, vuoi, finito. Anch'io, perché ci hanno guardato un po' male. Siamo giunti alla fine dell'esperimento, non sono in riserva, ma quasi, e ho per... Ah sì, si è acceso adesso la riserva top. Contate che ci sono circa 20-25 km di riserva. Onesto, 23 euro. Tu quando ci hai messo 10 euro? Petroliera del cazzo. Ti bevo un botto. Te l'ho detto. A me piace tenerla in seconda e in terza. E lì si beve da Dio. Vuoi fare cambio? No, eh? Bene signori, per questo video è tutto. Oggi abbiamo salutato tantissime pattuglie. Abbiamo fatto la Valtrebbia, poi il Tomarlo. Un giro bellissimo, non abbiamo preso la pioggia, meno male. E noi ci vediamo mercoledì prossimo mezzogiorno con un altro video. Bella!